Sono 8 gli arresti effettuati per ora dalla polizia in merito agli episodi di violenza avvenuti prima dell'avvio della partita con il Reggio Calabria della Cavese Calcio. Secondo la ricostruzione delle forze di polizia, facinorosi sono entrati sul rettangolo di gioco dello stadio Lamberti armati di cinghie e oggetti contundenti e hanno raggiunto il settore occupato dai sostenitori ospiti, quelli regini, scagliando oggetti e fumogeni all'indirizzo delle forze di polizia e dei tifosi avversari e tentando di venire a contatto con questi ultimi. Ne è scaturito un fitto lancio di oggetti e di invettive tra gruppi contrapposti e nel mentre sono rimasti contusi 3 agenti di polizia e un sostenitore della Reggio Calabria. Dopo essere stati allontanati dal personale delle forze dell'ordine in servizio, gli autori del raid sono rientrati nel proprio settore cercando di confondersi tra gli altri tifosi. La Digos della Questura di Salerno, con la collaborazione del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava dei Tirreni, ha subito avviato indagini per arrivare all'identificazione dei protagonisti degli atti di violenza e ha poi arrestato 8 appartenenti, tutti alle frange ultra della Cavese. 5 degli 8 arrestati erano già destinatari di DASPO. Uno dei tifosi aveva precedenti a carico in materia di esplosivi, un altro, dopo perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un fumogeno. Tra gli arrestati anche un 60enne e un 54enne. Per tutti sono scattati i domiciliari, così come è in corso la procedura per irrogare il provvedimento del DASPO, cioè il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Intanto la polizia fa sapere che proseguono le indagini per accertare l'identità di altri eventuali responsabili degli episodi violenti di ieri.